13 sante ragioni per preferire una birra a una come te, eh? Un panino al salame. Ciao dolcezze, nuovo video, mukbang, pizza, 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 pizza. Stavolta non l'ho comprata, cioè non l'ho fatta io, l'ho comprata, l'ho appena scaldata, cioè cotta, l'avevo già cotta e l'ho riscaldata. È filantissima, filantissima, super. L'odore, anche se è una pizza margherita con mozzarella extra filante, c'è scritto, infatti è filante, sa di formaggio. Non so perché, ma la mozzarella sì, è formaggio, però l'odore di formaggio che sento io è quasi gorgonzola, quasi Emmental, non sa di mozzarella, oppure non so che tipo di mozzarella hanno usato, ma ha un gusto acido. Perché metà l'ho già mangiata ieri. E oggi ho detto voglio fare il video ASMR con i miei iscritti, i miei dolcetti. Questa qui l'avete mai provata voi? Certo, la confezione attira perché la fanno vedere bella, fantastica, meravigliosa, poi l'aspetto estetico non è poi dei migliori quando la cuocete. Però comunque la crosta è morbida, più oggi è morbida più adesso che è calda rispetto a ieri che l'ho tirata fuori dal forno, insomma, che era dura ieri sera, la crosta. Ha un odore fortissimo di formaggio, quindi già così non è che mi faccia molto impazzire. Io già di solito, spesso e volentieri, la mozzarella filante in qualsiasi ricetta non mi piace. Quindi il formaggio che sento come odore magari è la mozzarella che fila. È anche un po' brustolita, mi sa. Sotto comunque è praticamente come le pizze che faccio in casa. Ma ovviamente lo sapete. Le pizze fatte in casa sono più buone. Visto che oggi è venerdì, mangiamocene insieme. E io non bevo birra, non bevo alcolici. Mi sono presa, sempre al mercato a 50 centesimi, questo Derby Zero Ace, perché anche il succo Ace non lo posso fare in casa. La pizza la posso fare, ma il succo non lo posso fare. Ho già acceso la luce perché è buio fuori e ci sono anche le nuvole. Quindi versiamo questo succo nel bicchiere, ok? Sperando che faccia qualche suono, ma non è Coca-Cola, quindi vabbè. Alla salute, ragazzi. Io di solito mangio sempre mezza pizza, anche quando quelle poche volte vado al ristorante o in pizzeria non riesco mai a mangiarne una pizza intera. Però stasera ho solo mezza pizza da mangiare, quindi due fette le mangio sicuramente. Voilà, bello fresco. Solo che devo mangiare perché se io poi bevo troppo mi passa la fame. Soprattutto se bevo i succhi o quando bevevo l'aranciata, la Coca-Cola, poi se bevo troppo appunto roba alcolica. Non la bevo, ma roba gassata, comunque anche i succhi mi fanno passare la fame. Buon appetito. Io non li compro mai i succhi. Una volta all'anno. E la mangio con le mani perché tanto ho le mani pulite. A tagliarla col coltello farei troppo rumore. Non sarebbe un video ASMR. Già la mia voce è troppo alta. Che poi è buona. Parlare e mangiare è difficile. Solo pomodori italiani, alta e soffice, infatti, è spessa la crosta e anche abbastanza alta la pizza, non troppo. È buona. Sapesse meno di formaggio e più di pomodoro. Il pomodoro non si sente neanche. È margherita, ma non si sente solo il formaggio.
Provatela. E la pizza margherita la faccio anche in casa. Quando non ho voglia di sporcare e di cucinare, la compro già fatta, ma pochissime volte la compro già surgelata. Questa ve la consiglio. Può essere che la ricomprerò, anche se l'immagine è bianca, ma secondo me era cruda l'immagine. L'immagine non è cotta. Ok? E l'immagine reale è questa qui, dopo la cottura. C'è anche la piccoletta con le patatine extra filante, sempre marca Sofficini. Cotta, c'è scritto, cotta su pietra in forno a legna, farina di frumento, acqua, polpa di pomodoro 13%, mozzarella 24%, latte, sale, fermenti lattici, fiocco di patata disidratato, olio vegetale extravergine di oliva, sale, lievito di birra, olio vegetale di semi di girasole, zucchero, può contenere tracce di soia. 9 minuti a 220 gradi in forno, 250 gradi per il forno tradizionale. Ok? È buona. Io quando vedo il mukbang mi viene sempre fame. Tipo quando li fa Serena, ASMR, quando li fa Rosy, quando li faceva. Mangiatecene anche voi insieme a me, a distanza. Anche se non fa nessun rumore la pizza, però è buona. Ecco, la pizza che prendo sempre, quindi la mia preferita quando esco in pizzeria, quando uscivo anche da minorenne, da giovane, insomma, è la margherita. Perché io dico sempre, se la margherita la fanno bene nelle pizzerie, anche le altre le fanno bene. Poi non è detto, non è una regola d'oro. Ci sono anche le eccezioni, che magari la pizza margherita la fanno male, ma le altre pizze sono buone. Però nelle pizzerie in cui sono andata in questi 30 anni di vita, ho sempre preso la margherita la prima volta che andavo in una pizzeria nuova e poi magari anche le altre pizze, sempre nella stessa pizzeria se mi piace la margherita ovviamente. Sono già piena con una fetta, mi sa che questa la lascio per domani o me la mangio tra qualche ora, e a mezzanotte già di nuovo. Pizza e cinema. Anche a casa si può fare una serata a pizza e cinema con gli amici, con i fidanzati. Se no, la margherita, se no, va bene, le pizzerie che già conosco, a parte la margherita, prendo molto spesso la pizza al prosciutto cotto o con i würstel e le patatine. Classica, niente di eclatante, però c'è anche una pizza che non fanno più nella mia pizzeria preferita che adesso è chiusa, col Covid purtroppo ha chiuso. La pizza gustosa, era buonissima. Col prosciutto cotto mi sembra, col formaggio sì, con la mozzarella e la margherita, quindi è una classica margherita, però aveva anche altri ingredienti sopra, era buonissima. Peccato che non ho una foto di quella pizza. Un po' di novità e informazioni su di me, che magari non sapevate. A proposito, devo mangiare con calma, se no mi strozzo. Mia, mi sto raffreddando. Comunque, a volte mangio anche le croste, ma stasera mi sa che la lascio. Poi la mangio tra un'ora e due, però adesso non ce la faccio. Mi riempie troppo la crosta quando è così spessa, enorme. Adesso la lascio lì. La fetta la lascio lì perché non riesco a mangiarla tutta. Se no poi anche il video viene di 50 minuti, non va bene. Volevo dirvi, non sempre mangio la crosta, ma vabbè, a parte quello.
Avevo visto dei video supposizioni su di me da altre youtuber. Che ne dite se ne facciamo uno che voi scrivete delle cose, non cose, sei una stronza, insomma, un po' di educazione, però comunque. Scusate la parolaccia, però volete che facciamo un video in ASMR, in whispering, non con questa voce troppo alta, se riesco. Mi scrivete quello che pensate di me, siate clementi, educati, mi raccomando. Mi scrivete ad esempio sotto questo video con i commenti, io ne farò un altro in risposta alle vostre supposizioni su di me. Se vi interessa come video lo possiamo fare, sia su questo canale che sull'altro. Ma sull'altro ho un po' paura perché c'è gente che critica così a caso e quindi qui magari su questo canale siete un po' più gentili, spero, educati soprattutto. Rispettosi, devo andare a soffiare il naso. Scusate. Comunque, fatemi sapere se vi interessa questo video. Supposizioni su di me, che io vi rispondo. Voi lasciate tipo magari delle frasi. Serena, secondo me sei gentile, sei troppo disponibile, la gente se ne approfitta. O magari sei triste, sei pessimista perché hai vissuto cose negative nel passato, senza entrare in dettagli. O magari sei determinata, ma c'è qualcuno che ti calpesta, che boh, non so, che ti rovina la vita, che ne so, frasi così, e io dico se avete ragione, se avete torto, e motivo la mia frase, la mia spiegazione in risposta alle vostre supposizioni. Fatemi sapere se vi interessa come video in ASMR. Adesso vi saluto che sono gonfia come un pallone. Devo farmi una tisana al finocchio per sgonfiare un po'. E a presto, buona serata. Anche perché stasera tanto in TV non c'è niente. Potrei anche fare una live. Però è inaspettata così non ci sarebbe nessuno, quindi. Vabbè, oggi è venerdì quando carico il video. Quando registro il video, ma quando lo caricherò sarà giovedì prossimo. Oggi è il 4 di marzo. Buon weekend, ragazzi. Buono, questo succo è buonissimo. Ace, peccato che la bottiglietta piccola al mercato 360 ml. Buonissimo. A presto. La pizza è anche buona, mi piace.